Oggi ha nevicato a Roma, quindi che facciamo? Non si esce da casa, perché quando nevica a Roma non si esce da casa. Ci piace tanto la neve a noi romani, andiamo a fare settimana, però quando nevica qua a Roma non si esce da casa e non si va a lavorare. Io oggi sono rimasto a casa e non è vero, sono in palestra. Adesso, ieri ho preso questa cosa. Radicchio rosso di Treviso IGP tardivo. Questo è meraviglioso. E facciamo risotto con quello che ho a casa, quindi il radicchio l'ho preso ieri domenica, che c'era pure il prosecco fantastico, tutto del Veneto qui a Roma. Poi incomincio a pulirlo, quindi faccio così, levo questa parte esterna, vedete il gambo, ma nel frattempo vedete che cosa facciamo con la cipolla? La mettiamo a stufare lentamente. Oggi farò una cosa che non faccio mai. Farò come fondo la cipolla rossa. Normalmente non la uso, io uso o cipolla bianca o quella ramata. Un pezzettino di burro, mettiamo, che qui ci vuole, con risotto ci vuole il burro, almeno che non è di pesce e quindi possiamo lì fare qualcos'altro. Quindi lasciamo piano piano stufare tutto. Taglio il gambo e lo metto insieme alla cipolla e al burro. Ecco qua, così. Aiutiamo un pochino con un po' di brodo. Allora, guardate il brodo oggi che ho fatto. Avevo del... mi viene da ridere. Del fondo, diciamo, di vegetali che avevo messo a congelare. Quindi uso queste verdure già tagliate, che mi servono nel fondo, per fare il mio brodo. Vedete, un pezzo di cipolla, acqua, perché il brodo è straimportante, il brodo per risotto è straimportante. Allora, sto facendo piano piano stufare la cipolla con il gambo del radicchio. Venite qua. Quindi, carote, il classico fondo era, quindi carote, sedano e cipolla. E poi ho aggiunto la cipolla rossa, un po' di cipolla rossa. Qui comincio a tagliare il radicchio. Ho stufato la cipolla col gambo del radicchio. Adesso vado con il riso. Che riso ho scelto? Io adesso, negli ultimi tempi, sono favorevole all'arborio. Quindi, sempre la stessa categoria a cui appartiene anche il carnaroli. Quindi, super fino, sottostante il riso. Adesso, ma con il radicchio, come lo vuoi tostare? Eccolo qua, con bel prosecco, vai, così, lo sfumiamo, facciamo ripartire adesso il calore, così, vediamo tutte quante i chicchi. Quanto riso? All'incirca la porzione, se vi dico la porzione di ristorante quant'è, vi mettete a piangere. Comunque sono intorno ai 50 grammi. Io oggi a casa, dato che siamo a casa, ho fatto 75 grammi a persona, sono 150 grammi di riso. Eccolo qua, sta evaporando tutto l'alcol, sentite proprio da col naso quando l'alcol non c'è più, mi sta appannando pure la lente. Ci siamo, vado, eccoci, vado col brodo e adesso ci vediamo precisamente fra 10 minuti, il momento in cui mi andrò a mettere il radicchio. Vedete il riso, è ancora crudo, vedete l'anima proprio bianca, bianca, bianca dentro, all'interno. Vado con la parte, quella bianca del radicchio, e mi tengo le foglioline da parte, ecco qua, questo, vedete, le foglioline più verdi le tengo da parte. Poi, già da adesso incomincio col sale, metto un po' di sale, metto un po' di pepe, quindi adesso... Sono passati 10 minuti, quanti devono passare ancora? Normalmente per riso ci vogliono tra i 17 e i 20 minuti. Copro con un altro pochino di brodo, eccolo qua. Do la mescolata, ogni tanto mescolate. Allora, io sto facendo oggi, perché così vedete meglio, una sorta di forzatura usando una wok per fare il risotto. Ci vorrebbe una casseruola di questo genere per fare il riso, ok? Questo qui. Però questa che cosa fa? Consente di vedere meglio all'interno. E girate sempre. Qual è il materiale migliore? Sicuramente o l'acciaio o il rame per fare il risotto. Eccolo qua.
perché conduce meglio il calore costante. Controllate sempre, assaggiate sempre. Ci vuole un altro po' di sale. Ci siamo, eh? A me piace al dente. Sentite musichetta oggi, eh? Allora, che faccio? Metto le fogliorine, quelle più tenere, eccole qua. Spengo. Allora, adesso lo lascio un po' lento, vedete? Leggermente lento. Allora. Allora, oggi siamo in mezza settimana, ci vorrebbe un bel po' di burro. Io che faccio così, guardate, un pezzettino così proprio, piccolo, 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 piccolo. E poi sapete che voglio fare? Ci metto un po' di yogurt greco, così. Così, guardate, yogurt greco, parmigiano, abbondante, questo fa bene. Mi raccomando, sempre o reggiano o grana padano, più di 24 mesi, eh? Vai, così. Vediamo un po' come viene. Come vedete? Perché un yogurt? Abbiamo messo meno burro e ho messo un po' di yogurt per renderlo sempre più cremoso. Vedete come scende? Ah, vai. Assaggiamo subito. Un'altra grattata di pepe. Mamma mia. Quanto brucerà? Tanto, eh. Provatela questa variante con meno burro e un po' di yogurt. Buonissimo. 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 Oh, per fortuna è fatta la neve a Roma. Così abbiamo fatto il risotto con radicchio. Buon appetito a tutti, sempre semplice e buone. Che bontà.